dattile. Pippo di più. Allora ragazzi, oggi io faremo un video che non abbiamo mai fatto sul nostro canale. Bravissimo, ovvero mangiamo cibo rosso per 24 ore. 24 ore ragazzi, un giorno, passeremo un giorno con voi mangiando solo cibo rosso. Vi avevo già messo qualche anticipazione, qualche pillola qua e là in una foto. E se spariscete mai anche con il cibo verde? Magari sì. Comunque, vi avevo messo una foto, eravamo al supermercato e avevamo due cose, due cibi che erano già un po' rossi. Allora vi ho detto, vediamo se indovinate che video sarà, che video faremo. E poi abbiamo messo i cuoricini sulla community appunto a chi aveva indovinato. Comunque, che cosa abbiamo, Pippo, per questa colazione rossa? Allora, ragazzi, scusate, ci ho messo un po' di zucchero perché non riesco a bello. Sì, zucchero rosso. Comunque, allora abbiamo questa qua, vi faccio vedere comunque, non so se riuscite a vedere la... Che comunque è tisana rossa. Aspettate, paura che caschi. Ragazzi, Che sarebbe questa qui e i frutti che avevamo trovato in una munch pack. Frutti rossi. Rossa. Poi la mela, che comunque si potrebbe anche considerare giallo, però fuori è... No ragazzi, perché certo noi la mangiamo senza buccia, però l'avete voluta la buccia rossa per farvi vedere che la mela rossa. Poi allora io direi una cosa, perché a me non mi piacciono le brioche, quindi ecco, io mangio questa qua, la brioche frutti di bosco, uva e barbabietola e integrale, e io questa, mentre Pippo i biscotti con i frutti rossi, però sono marroni, comunque frutti rossi. Ecco, visto che abbiamo preso frutti rossi, sono dentro frutti rossi comunque. Sì, non gli piace questo. Voglio sviluppare. Ok, dai, iniziamo ragazzi. Ma la fa bene con il tè, scusate. Certo. Cosa fai le zucchine al tè? Va bene, vai Pippo. Se non si vede, ragazzi, faccio tutti i frutti rossi dentro. No, ve lo faccio vedere. La mia anche, guardate che bello, okay. Allora vede anche dietro e adesso naturalmente il rosso lo metterò dentro, lo apro davanti a voi così. Proprio... ma te ti piace spezzettare? No, devo far vedere che è rossa dentro, no Pippo? È che è viola. Comunque è viola, buon appetito ragazzi, buona colazione. Guarda ragazzi questa colazione. Cioè, approvati. Buonissima ragazzi, veramente, se la trovate prendetela perché è buonissima. E vi consigliamo di fare magari tutti questi pasti in giorni di vigilia per dirci che cosa ne pensate voi. Anche okay, possono farlo anche un giorno intero come noi, Pippo. Ok, poi la mele, questa è la mela, Pippo. No. Scopriamo questo bel biscottino. Pippo, prego. Quanto più non sto? È andata la più piccola. Ah, bella! È buono tu, gente! Metà mela, ragazzi. Ah, ragazzi, io intanto ho perso tutti i denti. L'hanno perso. Cioè, guardate, l'ho sdentato! E questo? Questo l'ha tolto la dottoressa. Quello sotto invece lui. E quindi fatica un po' a masticare le cose come la mela. Ragazzi, guardate, c'è ancora uno spicchino piccolissimo così di dente. Me lo sono sempre di nuovo quando togliere proprio tutto. Ma guarda, quello è quello nuovo, Pippo. Ah, quello? Quello nuovo. La dottoressa te ne toglie metà. Comunque, ragazzi, prima di passare al pranzo, vogliamo dire i nomi, vogliamo salutare chi ci ha consigliato questo video. Ma cosa fai, Pippo? Allora, ovvero, Le avventure di Rosa Cosenza, Stefania Mandiello, Paola e Massimo Bosso, poi Gabri Max 28, Antonio Di Maio, Diego Murrone e Diletta Telatina. Quindi, grazie mille per il vostro consiglio, Pippo. E ci vediamo bene. E ci vediamo veramente questa volta a pranzo. Oh, era di pranzo! Sì! Sono contenta! Oh, ragazzi, ci siamo vestiti anche tutti e due di rosso, Cioè, io a colazione avevo già questa maglia rossa, però ho aggiunto Pippo anche i pantaloni! E Pippo!
È Pippo Rosso, cioè proprio, ecco, per rimanere in tema. E adesso Tina, cosa mangeri? Cosa mangiamo? Pasta, naturalmente è pranzo, pasta, ma la pasta rossa. Allora ragazzi, mi sembra un po' danciola, ma comunque lo so perché ci abbiamo messo. Sì, infatti ve la faccio vedere come... Adesso ve la faccio vedere... No, io! Così. No, io! Sono veramente penne di lenticchie rosse, quindi veramente la più rossa che abbiamo provato. Sì, sembra arancione. Diteci ma se magari voi l'avete mai provata, veramente vedete così. E scriveteci se va. E scriveteci comunque se va bene nella 24 ore. Ma certo, va bene. Sì, sì, Pippo. Va bene, ragazzi, poi ti amo. Cioè, e poi cosa ci abbiamo? Che condimenti ci abbiamo messo? Il pomodoro. Il sugo! Assolutamente. Ok, dai, assaggiamo. Vediamo, sono molto curioso. Com'è? Dura. Buona? Dura. Sono dure. Come dure? Ah no, sono le righe. No. No, perché ho preso tutta la riga, quindi... È strano, nel senso che quando le mastichi dopo un po' ti rendi conto che... come le lenticchie, farinose. Da poco vedete anche la... merenda. Dai. Vabbè, dopo, aspetta un attimo, prendo ancora a pranzo. Ho preso già la merenda. Comunque sono buone. Ragazzi, concedetelo l'acqua. Concedetelo l'acqua. Sì, ragazzi, l'acqua c'è. Ma non possiamo bere il succo da pranzo? Eh no, no, ma col pomodoro poi. È finito. Oh, abbiamo finito tutti e due, ragazzi. Buonissimo, sì, veramente. Anche il sugo. Cioè, proprio, ecco, gli è piaciuta, si vede. Pippo gli è piaciuto tanto. Ok, niente, noi siamo riempiti. Adesso, prima merenda lo mangiamo, Pippo. Ci vediamo a merenda. Chissà cosa mangeremo. Ma, è tutto rosso. A dopo, ragazzi. Ragazzi, ora della merenda! Sì, sono contentissima perché c'ho fame, ragazzi. Il pranzo è già andato. Quindi, cosa abbiamo per merenda, ragazzi? Allora, abbiamo due bicchieri dei Minions. Poi abbiamo... Vabbè, sì, dove, cosa ci metteremo nei bicchieri? Il succo di arancia. Rossa, ragazzi. Sì, ragazzi, appunto vedete che rosso. Super rosso. Poi questo, poi, un po' il dubbio. Questa qui, marmellata, naturalmente rossa, frutti rossi e meno grano. Ragazzi, otto poi, fragole. Le fragoline, belle belle. E queste, ragazzi, che io non avevo mai visto. Prendete, sono le fette biscottate con i mirtilli dentro. Quindi sono un po' rosse anche loro. Ah, ragazzi, vi dico solo una cosa. Qui sembra un po' scura. Però, cioè, comunque sì, è rosso sdanato. Tipo, tu fai il gentiluomo. Versi il succo mentre io preparo le fette biscottate. Allora. Se lo apri, grazie. Sembra un gentiluomo. Fa tutto io, tutto io. Aspettate che io pure. Ok. Prendeteci e mandatecela su Instagram. Ah beh sì, ragazzi, fate quello screen quando è la prima volta. Le succo. Vediamo. Che piccoline! Piccole! Oh mamma! Quindi è andato di bicchiere. Okay. E naturalmente apro sempre le cose in modo. Dai, Pippo, cosa stai facendo? Io sento so... Mettere un po' di più, cosa ci facciamo con quello? Mi chiede il McDonald's. No, vabbè. Andiamo, capirtilli. Poi io Pippo mi amo. Dina, ti piace, Pia? Grazie, ecco, così sì. Guarda te, io. Allora, allora, prepariamo. Inizio a prepararne una a testa, poi. Oddio. Oh. Oh, ragazzi, è andato già metà bottiglia di succo in Pippo, due. Odora. Assaggiamo questo succo. Aspetta un attimo. No, io assaggio più questo succo. Com'è? Ma mio! Ha provato! No, lui ragazzi sempre così, non respira quando beve. Io non so come fa, non lo so. Poi una bella fragolina. Bella fragolina e poi... Questo è il... Magari ce ne facciamo altre, ragazze, però... Guardate che bel piatto. Ah, hai messo pure quello, ho fatto decorazione. Vai, Pippo. Devo anche io un po', va. Scusate. Andy.
E andiamo dentro con la merenda. Vai, buon appetito, Pippo. Ma è preso un attimo un infarto. Abbiamo messo la foto in bocca. Ragazzi, provate se le trovate. Noi dove le trovate già? E Bennett. Dove è Bennett, le trovate? Buona. Adesso mangiamo una fragolina. Andiamo. Vai, ma tu ce l'hai lì. Buono. Oh, ragazzi, mi sta piacendo questo video. Con le merende è ottimo. Ci vediamo per l'ultimo posto, ragazzi, la cena. Rippo, sei pronto? Quindi a dopo, ragazzi. Oh, siamo arrivati alla cena, Bibbo, sei contento? Sì! Oh, mangiamo poco, c'ho proprio fame. Allora, cosa abbiamo? Cosa propone? Bresaula, popodì. Porporre, sì, certo. Allora, c'è la bresaula, che comunque è abbastanza rossa. Poi pomodori, belli belli rossi e... anche i fagioli, però ragazzi, questi qua sono fagioli rossi al vapore, che cioè sono sì rossi perché non sono quelli normali, però sono non so, violetti, però alla fine rosso, sì. Rosso. No, ragazzi, comunque per me quando c'è scritto vapore, magari li hanno fatti al vapore, si sono. Beh, certo, non magari, al vapore vuol dire che l'hanno fatto al vapore. Allora ragazzi, comunque. Ok, vabbè, l'acqua ragazzi. Scusate. Vai, iniziamo, va? Ma non con le mani, Pippo. Guarda, sei proprio... Io mangio con le mani, che vuoi? Ah, no, si mangia con le mani. La bresaola mi piace mangiarla con le mani. Vabbè. Ho sempre mangiata con le mani. Mangi i pomodori. Buona. È strano vedere però il piatto rosso, tutto rosso. Andiamo. Facciamo il pomodoro adesso. Ragazzi, lo faccio per voi. Buono. No, sono buonissimi, Pippo. Io adoro i fagioli rossi. Vero? Oh! Pippo prova, mi dà ragione di una cosa. Ragazzi, ma voi come l'ha mangiata la bresaola? Con le mani o con la forchetta? Io l'ho sempre mangiata. È vero, gli piaceva mangiarla con le mani, È la verità. Vabbè, adesso per i nostri amici prendono la magica forchetta, vai, fai questo sforzo enorme. Vai. No. Mangia il pomodoro. Dai, mangia la bresaola. Ragazzi, mi sono un attimo lavato le mani perché mi sono sporcato con i fagioli. Mi sono bagnata i fagioli, già la sporca. Buonissimo. Ottimo cena. Vero? Comunque, adesso vi andiamo avanti a mangiare. E trovatele anche voi a casa e diteci com'è. Ah, questo tris? Ok, va bene. Comunque, ragazzi, niente, siamo giunti all'ultima pasta. Speriamo che questo video dove mangiamo cibo e se poi già ne facciamo la 24 ore solo cibo verde. Sì, ragazzi, magari diteci questo nei commenti e mettete tanti pollici su se vi piace questa idea. Quindi questa volta mangiamo cibi verdi per 24 ore. Era quando spolliciate. Ok, e niente, quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto questo video mettete mettete un bel pollice in su. Se siete due iscritti al canale, guardate il video, condividete il video, se non ci lasciate di extra bomba. Sì ragazzi, restateci benissimi, commenti come fate sempre, noi vi ringraziamo tantissimo, mi raccomando seguiteci anche su Instagram e quindi saluti da Tina e poi vi lascio al prossimo video. Ciao! Bye. Dai, ancora una volta.